Ragazzi, ci siamo! O quasi! I rumors, le voci di corridoio su di lui si susseguono dall'estate appena terminata e oggi finalmente abbiamo in mano qualcosa di concreto. Di cosa sto parlando? Beh, ovviamente del DJI Mavic Mini 2. Ma sarà davvero così? DJI Mavic Mini 2 o DJI Camera Drone. Quest'ultimo sembrerebbe il nome ufficiale del nuovo drone DJI, di cui solo ieri è comparsa la documentazione ufficiale sul sito della Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti, da noi comunemente conosciuta con il nome di FCC. L'interessante documentazione vede la presenza, tra le altre cose, di questa etichetta e di questa foto. Beh, analizzandole salta subito all'occhio che, se dovesse trattarsi realmente del DJI Mavic Mini 2, ci sarebbe da segnalare una batteria leggermente diversa, ora da 7.7 volt 2250 mAh, contro i 7.2 volt 2400 mAh della vecchia versione. Quindi il Mavic Mini 2, lo so, non è questo il nome ufficiale, ma chiamiamolo così almeno per ora, dovrebbe garantire un aumento sensibile dell'autonomia di volo, rendendo però incompatibili le batterie delle due versioni. Dalla foto invece notiamo che esteticamente almeno la parte posteriore della scocca è praticamente identica al DJI Mavic Mini 1 o DJI Mavic Mini classico, se non fosse per la presenza su quest'ipotetica nuova versione di un ingresso USB Type-C che andrebbe a sostituire il vecchio ingresso micro USB, rendendo quindi incompatibili vari accessori tra cui la famosissima cupola di ricarica che, ragazzi, esco un attimo dall'inquadratura per prenderla, ma eccola qui, come sapete lei è micro USB. Bene, questo è tutto, anzi è il poco che sappiamo di concreto. Il resto sono solo rumors, notizie non confermate, tra cui una cam 4K, un range di controllo superiore, ma ve l'ho detto, queste sono solo supposizioni, non c'è niente di reale, noi basiamoci solo su quello che sappiamo per certo. Quindi, basandomi su quel che abbiamo visto e su quel che vi ho detto, quali sono le mie considerazioni su questo ipotetico DJI Mavic Mini 2? Beh, la prima cosa che penso è che questo nuovo drone, più che un DJI Mavic Mini 2, sembrerebbe un DJI Mavic Mini 1.5, oppure chiamatelo anche DJI Mavic Mini Pro, DJI Mavic Mini Plus, comunque una versione aggiornata, leggermente migliorata sotto certi aspetti, alcuni aspetti comunque non importantissimi, non fondamentali, ma che vanno comunque a migliorare il drone, un po' come è successo con l'Hub Sanzino e l'Hub Sanzino Pro. Tra l'altro trovo davvero strana questa mossa della DJI, in quanto il primo DJI Mavic Mini è stato rilasciato a fine 2019, quindi meno di un anno fa, e uscirsene ora, dopo pochissimo tempo, con un drone nuovo, se dovesse essere, lo ripeto ancora una volta, il DJI Mavic Mini 2, nonostante lui venda ancora tantissimo, beh, mi sembra davvero molto strano. Vi ricordo che il motivo principale per cui questo piccolo drone è così acquistato risiede nel fatto che è uno dei pochissimi, anzi direi che è l'unico drone di buona qualità sotto i 250 grammi, che quindi può volare quasi liberamente senza patentino. Che si tratti quindi solo di un aggiornamento o che si tratti magari di una versione pensata solo per alcuni paesi come magari gli Stati Uniti oppure il Giappone, dove, in caso non lo sappiate, è già presente un DJI Mavic Mini non da 249 grammi ma da 199 grammi. Oppure che si tratti realmente del nuovo DJI Mavic Mini 2? Beh, ragazzi, per scoprirlo dovremo attendere, secondo me, non tantissimo. Penso che entro fine anno ne sapremo sicuramente qualcosina in più. Personalmente non credo che cambierà più di tanto rispetto alla versione originale, che tra le altre cose ora si trova davvero a prezzi molto molto convenienti anche su Amazon. Vi ho linkato negli ultimi giorni prezzi davvero molto molto succulenti, specialmente per la versione combo, che
si è avvicinata molto ai 400 euro. Dateci un'occhiata, vi lascio eventuali link d'acquisto qui sotto in descrizione video. E ora amici, lancio la palla a voi, cosa ne pensate? Si tratta davvero del DJI Mavic Mini 2? Si tratta solo di un aggiornamento? Si tratta di qualcosa di completamente diverso? Oppure è tutto un fake? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate a lasciare un commento ovviamente, io sono a vostra totale disposizione. In descrizione video vi lascio un po' di link per acquistare il DJI Mavic Mini e anche altri droni che io vi consiglio. Oltre ai link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram. Entrate numerosi! E se volete supportarci, come sempre, ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E restando sintonizzati in attesa di nuove notizie, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!